Buongiorno a tutti, io sono Wii e sono qui per la prima volta per provare a fare una recensione di un libro, il primo di una serie di libri che personalmente, vabbè, piacciono molto. Il libro in questione è Il richiamo del cuculo di Robert Galbraith. Ora, nel caso non lo sapesse, Robert Galbraith è in realtà uno pseudonimo. Infatti la vera, dietro questo pseudonimo, si cela in realtà l'identità di J.K. Rowling, che molti di noi... Che molti di voi conosceranno come l'autrice di Harry Potter, che è il saggio vocante, ma il saggio vocante è una parentesi che voglio un attimo lasciare da parte. No, appunto, l'autrice di Harry Potter, che sotto pseudonimo ha iniziato a scrivere la serie di Cormoran Strike, che è una serie misteri giallo, insomma, una serie di gialli, con protagonisti appunto Cormoran Strike e Robin Ellacott. Questo è il primo della serie, sono al momento quattro volumi, questo è il primo. Appunto, il chiamo del cuculo, poi c'è il Baco da seta, la Via del Male e Little White, Bianco Letale, che uscirà a breve anche in Italia il 4 febbraio per la Salani. Non vedo l'ora. Bianco Letale l'ho letto per le traverse in lingua inglese, quindi so già la storia, però voglio leggere in italiano perché voglio ci sono cose che mi sfuggono un po' in inglese talvolta. Mi piace vederlo, e poi anche perché è interessante leggere prima un'opera in lingua italiana, prima un'opera in lingua originale, poi in lingua italiana, per vedere un po' come lo traducono, eccetera. Fa molto specie quando magari trovi delle espressioni che ti ricordi in un modo, in realtà sono... Cioè ti ricordi magari un po' come era in inglese, vedere in italiano e dici l'avrei tradotto in altro modo. Ma questo è un capitolo a parte che riprenderò quando parlerò di La Via del Male, che anche quello l'ho letto prima in inglese. Parlando del richiamo del cuculo. Allora, innanzitutto un'altra piccola parentesi prima di arrivare poi al sodo, perché mi rendo conto che sto parlando cioè, abbastanza velocemente di tante cose che non sono immediate relativamente al libro. Da questa serie, tra parentesi, quello che volevo dire è che è stata tratta anche una serie TV, adesso per i primi tre volumi, chiamata appunto Strike, che però per la BBC però non è mai uscita solo in inglese, quindi. Se vi interessa, la potete trovare con i sottotitoli italiani, ma doppiata non c'è, mi spiace. Imparerete meglio l'inglese, che è un'ottima cosa. Detto questo, il richiamo del cuculo. Il richiamo del cuculo è appunto il primo volume della serie. Personalmente, innanzitutto, il regista è uscito come volume, appunto, sotto pseudonimo, quindi non si sapeva chi l'avesse scritto. È stato solo dopo un po' di leak, un po' di eccetera, che effettivamente si comincia a pensare che fosse l'opera della Rowling, e la Rowling alla fine ha confermato sì, l'ho scritto io questo libro. Che va bene, perché sennò, se non fosse venuto fuori per certi versi che fosse della Rowling, questo libro sono abbastanza sicuro che in italiano non l'avremmo mai visto. E io probabilmente non ne avrei mai sentito parlare, che mi dispiacerebbe molto, detto questo. Appunto, è il primo della serie. Della serie penso che sia il più mediocre, per dire insomma quello che è meno quello che mi colpisce un po' meno, un po' perché è il primo, quindi è abbastanza introduttivo, un po' perché appunto viene da dire doveva passare per la scrittura di uno di un sotto pseudonimo, doveva passare per la scrittura di uno scrittore novello, quindi ci sta che in qualche modo sia scritto in un modo magari non troppo elaborato, ecco, non troppo approfondito. Un po' quello, un po' il fatto che comunque sia è il primo approccio effettivo della Rowling con il genere giallo, con mystery, ufficialmente. Quindi ci sta anche se è un attimo un po' più incisa, però ci sono dei punti. Comunque ci sono anche dei. Diciamo che il punto principale di questo volume è che è il primo della saga, quindi ti aiuta a entrare nella saga e che c'è poco Matthew. Questo ci arriverà dopo. Detto questo, i soldoni. Parliamo del libro in sé. Allora, come vedete la copertina c'è questo bollone qui che è rimasto, perché questa è la versione economica che costa solo 5 euro, che è veramente uno sputo, considerando che invece Lisa White, che appunto uscirà il 4 febbraio, costa 24, e quando l'ho visto appunto questa versione economica ho detto deve essere mio, perché prima l'avevo solo in ebook, invece è la veramente cartaceo. Detto questo, appunto, dietro c'è scritto Robert Galbraith, pseudonimo J.K. Rowling, che per me è un po' antipatico vederlo scritto dietro, perché uno magari vede la copertina e dice ok, Robert Galbraith, chiamo il cuculo in Italia di Cormasai, ma che cazzo è questo? E non ci dà molto tempo, invece se sai chi c'è dietro sei molto più propenso a leggerlo, specie se appunto ti è piaciuta la serie di Harry Potter, come nel mio caso.
allora, il film. Comunque sia, a livello di presentazione personalmente non mi piace troppo questa edizione. Molto dietro c'è la trama, che adesso dopo vi leggo, e due commenti di Se sono offeso da The Guardian. Una trama serrata impeccabile, che è un commento molto vago, se posso permettermi, è Donato Carrisi, che, perdonate la mia ignoranza, non lo conosco. Robert Galbraith scrive con l'inchiostro del buio, disegna immagini fra le parole, costruisce un romanzo come un architetto del tempo. Il primo appunto usa il nome dello pseudonimo, vabbè, ci sta, quindi, però mi viene da dire, ma è una descrizione molto vaga, anche viene da dire, se sono offesa Donato, ma signor Carrisi, mister Carrisi, l'ha letto l'opera? Perché è una cosa che puoi veramente dire di ogni... è molto generica, non ti dice niente praticamente del contenuto. Meh. Guardo alla trama, ve la leggo. Quando una top model celebre e tormentata precipita dal balcone del suo attico a Mayfair... Scusate se sbaglio la pronuncia, nessuno. Scusate se sbaglio le pronunce, non sono molto ferrata. Stavolta. Quando una top model celebre e tormentata precipita dal balcone del suo attico Mayfair, nessuno dubita che si tratti di suicidio. L'unico a non credersi è suo fratello, che decide di rivolgersi a Cormorant Strike per far luce sul caso. Strike è un reduce della guerra in Afghanistan, dove è stato ferito nel corpo e nello spirito, e la sua vita è nel caos. Il nuovo incarico gli dà un po' di respiro, ma a caro prezzo. Più si immerge nel mondo complesso e spietato della modella, più la vicenda diventa oscura e densa di pericoli. Allora, appunto, il protagonista, qui anche il nome della TV e dell'indagine, è Cormorant Strike. In realtà tutta la serie di romanzi si ruota intorno a due personaggi, Cormorant, appunto, questo investigatore, e Robin Ellacott, che è questa giovane ragazza che tramite agenzia interinale si ritrova a lavorare come segretaria per Cormorant inizialmente. E appunto questo è il romanzo in cui i due per la prima volta si incontrano, eccetera. E appunto il romanzo al di là del mistero, perché è così grosso anche, perché è scritto in grande, eccetera, ruota molto anche su appunto su i due vecchi principali, Cormoran e Robin. Specialmente li avremo molto un approfondimento sia nella via del male e anche in Little White. Relativamente alle loro vite personali, appunto, senza dare aggiuntivi spoiler, un attimo di background preliminare sui due personaggi, eccetera. Cioè, appunto, abbiamo Cormoran, che è appunto questo detective privato che faceva precedentemente prima parte dell'esercito, e poi dopo la parte dell'esercito ha fatto parte della polizia investigativa, sì, mi pare si chiami. Insomma, faceva parte di una polizia investigativa che appunto adesso si trova senza un ghello, in condizioni economiche abbastanza difficili a Londra, appunto come lavorare come detective privato, però appunto non ha clienti e si è all'inizio del romanzo ha rotto definitivamente con la fidanzata con cui stava da anni e anni, quindi appunto anche a livello emotivo sentimentale è una situazione un attimo di stallo un po' difficile. Dall'altra parte invece abbiamo Robin, che all'inizio di questo romanzo è perciò diversa al vertice della sua felicità, perché appunto la sera prima dell'inizio del romanzo il suo fidanzato le ha proposto di sposarla, appunto il suo fidanzato Matthew, quindi appunto lei è felice, eccetera, e si reca appunto tramite questa agenzia interinale, si reca appunto a lavorare come segretaria all'ufficio di Cormorant Strike. E lei è subito entusiasta quando si rende conto appunto di lavorare con un investigatore privato, perché è sempre stato fino a prima, è sempre stato il suo sogno recondito che non ha potuto mai dire a nessuno, un po' diventare detective, investigare, diventare un investigatore privato, perché un po' per via un po' di una stigma che insomma sembrava quasi un lavoro un po' più legato al genere maschile e cose del genere, insomma. Quindi appunto abbiamo queste due figure che vengono anche da due background totalmente diversi. Perché appunto Robin è un'espressione più borghese, Cormorant è più ceto molto basso, eccetera, figlio di una famosa, figlio legittimo più o meno, di una famosa rockstar e di una supergruppi, eccetera, ha avuto un'infanzia molto travagliata, difficile, mentre invece Robin ha per buona parte della sua vita sempre vissuto stabilità economica, in un ambiente abbastanza confortevole, eccetera. E queste differenze che poi nel corso appunto dei romanzi verranno fuori e appunto si ritrova appunto a investigare su questo caso. Ora, relativamente al caso, durante il caso appunto, cioè il caso ruota attorno
questo appunto si svolge 3 mesi dopo l'evento, cioè effettivamente l'omicidio, il suicidio, non è chiaro all'inizio, appunto, su cui sono tenuti su cui Cormen è tenuto a investigare. E appunto perché appunto questa Lula Landry, che è questa famosa top model di colore, che si è appunto che è caduta giù dal proprio appartamento, che appunto secondo la polizia si è suicidata, anche perché era mentalmente un po' instabile, cioè in passato si aveva fatto uso di droghe, eccetera, ha avuto delle crisi, un po' di crisi psicologiche, eccetera, per cui la polizia crede che si sia suicidata. Il fratello dice no, qualcuno l'ha buttata sotto, la prego, indaghi sul caso, voglio trovare l'assassino di mia sorella e cose del genere. Che appunto, e quindi Strike, per capire com'era la vita di questa ragazza prima della sua morte, deve in qualche modo entrare nel mondo di questa ragazza, quindi entrare in contatto con tutte queste personalità del mondo della moda, eccetera. Quindi incontra la sua amica, l'amica, lo stilista, la truccatrice, il fidanzato, il cantante che l'ammirava, cose del genere. Appunto, del tentativo di cercare una prova che, innanzitutto, che effettivamente si sia suicidata o meno, se è stato un omicidio, chi è stato, e così via. Insomma, appunto, trovare appunto se esiste un colpevole. E questo è appunto il nucleo del romanzo. Come dicevo, un attimo, citavo all'inizio, uno dei lati positivi del romanzo è che, innanzitutto, il punto di vista, un attimo, parentesi, in tutti i romanzi, tranne Via del Mare, Via del Mare è un caso un po' particolare, c'è sempre un'alternanza di prospettive tra Robin e Strike. E fortunatamente in questo romanzo, se non erro, vediamo Robin solo cioè, vediamo Matthew, il fidanzato appunto di Robin, solo attraverso gli occhi di Robin, non lo incontriamo mai di persona. E in generale non compare molto, che è un bene perché Matthew è uno dei tra i personaggi ricorrenti, è il personaggio che detesto di più. Matthew mi fa proprio. Non mi piace, è brutto, è un brutto. È un pessima, una pessima persona ed è un brutto. Robin si merita molto di meglio, ecco, di quel pezzo di merda che è. Scusate. Di quell'escremento che è Matthew. Non aggiungo altro per non dare troppi spoiler, perché appunto più si andrà avanti più si capirà perché penso così male di questo personaggio, ecco. Detto questo, appunto, e niente, questo appunto un attimo quello che posso dirvi per ora, cioè posso dirvi su questo romanzo. Relativamente, se vedete un segnale per mezzo è perché, no, io l'ho già finito di leggere per tipo la quinta volta, questo è quanto mi piace questa serie, queste quante volte l'ho riletta. Se vedete un segnale per mezzo è perché la stavo rileggendo anche mia madre. cioè, in generale il motivo per cui volevo fare un video su questa serie, al di là del fatto che mi piace, è che, a parte mia madre, che non ho ancora incontrato qualcuno che la segua come me, insomma, cioè, mi ritrovo con altre persone che leggono e dico: l'hai letta questa serie? La conosci? No, è scritta da noi. Ah, cos'è? Un giallo? Ah, non leggo gialli, ma per me sono troppo complicati, e cose del genere, quindi tipo. E detto questo, appunto, nel frattempo. Sto anche rileggendo, dopo aver finito di rileggere cioè, questo video in realtà doveva uscire a dicembre, inizio dicembre, perché l'ho finito di rileggere all'università, andando all'università all'inizio dicembre. Il punto è che nel frattempo, all'inizio dicembre, mi sono presa una brutta influenza, raffreddore, eccetera, che si è protratta fino ad adesso. Adesso sono abbastanza decisamente meglio, quindi ho detto: lo giro, suo figlio, il video lo giro finalmente. E quindi eccolo qua. Detto questo, nel frattempo che ero un attimo convalescente, ho iniziato anche a leggere
il secondo è Baco da Seta, che personalmente preferisco a livello di mistero e tutto il resto. Ma questo ne parleremo quando farò un video dedicato a questo, tutto a suo tempo. Detto questo, personalmente, se devo dare un voto, diciamo che non gli do un 10 su 10, 100 su 100, perché preferisco gli altri della serie, questo appunto della serie, quello che è un po' molto, un po' più meno convincente, diciamo, per cui se dovesse dare un voto forse gli darei no, un 9, mentre gli altri gli darei un 10, perché sarà che sono larga di manica, sarà che se un libro fa il suo dovere, ovvero intrattenere, tutto il resto per me, perché tappagliali o quello che è. E detto questo, ci vediamo magari in una prossima recensione o qualsiasi altra cosa che produrrò nel frattempo del canale. Bye!